Vi racconto la storia di due cani che in momenti diversi entrarono nella stessa stanza. Ne uscì uno scodinzolando e l'altro ne uscì ringhiando. Così una donna li vide e, incuriosita, entrò nella stanza per scoprire cosa rendesse uno felice e l'altro così infuriato. Con grande sorpresa scoprì che la stanza era piena di specchi. Il cane felice aveva trovato 100 cani felici che lo guardavano, mentre il cane arrabbiato aveva visto solo cani arrabbiati che gli ringhiavano, gli abbaiavano contro. Quello che vediamo nel mondo intorno a noi è un riflesso di ciò che siamo. Il Buddha diceva: tutto ciò che siamo è un riflesso di quello che abbiamo pensato. La mente è tutto. Diventiamo quello che pensiamo. Bene, solo che lo step successivo è disidentificarsi dalla mente. Ma questo è il tema di un'altra storia. Segui la pagina per non perdertela. Al tuo benessere.